fa schifo. Al lavoro. Benvenuti in questo nuovissimo e bellissimo video di Tartamillo. Tutti i nuovi pesci sono già nel laghetto, non vi mostro niente. Tipo lì dietro la mia mano ce n'è uno, ma non potete vederlo. Vi chiederete dove ho preso questi pesci. Il laghetto di mia nonna si stava seccando perché fa caldo e poi l'acqua era bollente. Questi pesci ce li avevo portati tipo, mi sembra, il giorno di Pasqua, quindi il 9 aprile, in questo video qui. C'è anche una tartaruga, però purtroppo oggi non sono riuscito a catturarla. Comunque la prenderò un altro giorno e la porterò qui, probabilmente in uno dei prossimi video. Comunque ho recuperato questi pesci e li ho messi nel laghetto, sono tantissimi, sono bellissimi e diciamo che si sono anche riprodotti, poi vedrete dopo. Abbiamo tipo 150 baby pesci. Comunque scoprirete meglio il tutto guardando il video. E comunque sto filmando la intro dopo aver fatto il video. È arrivato il momento di prendere i pesci rossi da qui. Però prima devo un po' svuotarlo perché sennò non riesco a prenderli. Fa schifo, al lavoro. Poi è anche pieno di api, spero che non mi pungeranno. Comunque prendo un po' di acquetta per mettere i pesci. Se la metto un po' all'ombra, così penso che almeno un'ape mi pungerà. Ma devo rischiare. Ora sto svuotando un po' con questo tubo e devo aspettare. Comunque intanto posso provare a retinare al centro per vedere se prendo qualcosa. Come vedete stavo retinando e i pesci rossi si sono riprodotti, ne hanno creato tanti piccoli pesci rossi. Ne ho trovati già una decina. Allora, stavo retinando, ho preso tipo 20 pesci rossi piccoli e un po' di pesci. Ora questo secchio lo porto dentro casa e ci metto un areatore e aggiungo un po' d'acqua fresca e poi continuo a prendere gli altri. Allora, quelli li ho messi lì e io ho aggiunto un po' d'acqua fresca. Ed ora con questo secchio continuo a prendere gli altri. Fa caldo, sono le 2:30 di pomeriggio. Non registro perché è troppo complicato. Ci vediamo quando avrò preso più o meno tutti i pesci. One eternity later. Sono tornato a casa e ho svuotato tutti i pesci qui dentro. E devo dire che sono quasi tutti veramente cresciuti un sacco. Per esempio questa. Questa, ora vi metto una foto di com'era qualche mese fa. E adesso è così. Poi anche questo è cresciuto molto, quindi sono stati bene lì, ma ora era troppo caldo, quindi li metteremo nel laghetto. Però quelli piccoli non posso metterli nel laghetto perché se li mangerebbero i persi di sole e il Tiger Oscar, quindi gli faremo un acquario velocemente in casa. Comunque ora ambiento quelli grossi al laghetto. Adesso a questi piccoli gli ho aggiunto un po' d'acqua fresca del laghetto e questi grandi li ho messi qui in questo secchio, ora li ambientiamo al laghetto. Con questo metteremo un po' d'acqua del laghetto qui finché non saranno ambientati. Ora, dopo molte peripezie, siamo pronti per metterli nel laghetto. E li andrò a mettere uno per uno perché non voglio mettere l'acqua sporca nel laghetto. Cominciamo da questo che è il più grande. Questa è una carpa specchio. Pesce rosso normale. Tinca albina, altri due pesci rossi normali, pesce rosso sarasa, un altro pesce rosso normale e l'ultimo pesce rosso albino. Thank you.
quindi, come avete visto, un sacco di nuovi pesci per il laghetto. Vi chiederete, non sono troppi? In realtà no, perché il filtro è veramente potente, quindi può gestire tutti questi pesci. Ed inoltre il laghetto è grande. Qui invece abbiamo ancora i baby, che sono veramente tantissimi e piccolissimi. E come vedete sono ancora grigi, perché i pesci rossi appena nascono sono grigi e poi cambiano colore col crescere. Ora sinceramente non so cosa farò con questi pesci, ma devo scoprirlo. Ci vediamo quando l'avrò scoperto. One hour later. Ho scoperto cosa farò con i pesci, la frittura. No, scherzo. Io ho preparato questo piccolo acquario con un filtro, come vedete, che muove l'acqua verso lì creando una bella circolazione. Quindi ora li metteremo qui e li accresceremo. Ditemi se volete che io faccia un video a parte proprio su come farò a crescere i pesci rossi, l'alimentazione, i cambi d'acqua, eccetera. Ora li sto ambientando con questo tubicino, anche se la temperatura è già la stessa. Poi li metterò da qui a qui, uno per uno, con le mani, così li conteremo anche. Come vedete stanno tutti nuotando contro la corrente del tubicino. Ho tolto tutta l'acqua in eccesso ed ora li metterò uno per uno e li conterò. Esattamente in questo modo. Quindi siamo a uno. Prima di farvi vedere i pesci rossi nel nuovo acquario, vi faccio vedere quelli nel laghetto, che sono tantissimi, ma mai quanti quelli piccoli. Quindi abbiamo un sacco di nuovi pesci per il laghetto, però come ho detto li potrà gestire. E qui invece abbiamo i baby pesci rossi, che sono 23. E questa è una lampada che gli farà mettere i colori. Comunque stanno bene. E sono piccolissimi. Comunque ora ci vediamo domani per un aggiornamento sia su quelli nel laghetto che su di loro. Buongiorno, sono appena svegliato, andiamo a vedere i pesci come stanno, non li ho ancora visti neanche io. E direi che stanno bene. E già vogliono praticamente tutti mangiare, stanno lì. E ora li accontenteremo. Sono parecchi, quindi parecchi pellet. E andiamo a darglieli. Finiti tutti i pellet. Comunque stanno tutti bene e sono tutti sopravvissuti. Oh, lì sul basso c'è l'ancistrus. Poi lì ho messo una ninfea, che era quella che avevo messo nel vaso sul fondo del laghetto, però usciva sempre dal vaso, quindi l'ho messa lì nella sabbia. Ed ora vi farò vedere anche quelli piccoletti. Qui ci sono le orsfieldi che vogliono mangiare. Ora io ho messo dei pellet, come vedete sul fondo. E ora che sono entrato qualcuno di loro li stava mangiando. Comunque stanno tutti qui dietro al filtro. E alcuni fuori, comunque stanno bene anche loro. Quindi anche quelli piccoli stanno bene. E ora ho comprato delle uova di Artemia salina, sono fatte così, che dovrò far schiudere e per poi darle ai pesci rossi da mangiare, perché praticamente sono degli insettini piccolissimi e sono il cibo perfetto per dei baby pesci rossi. Comunque le ho già ordinate su Amazon, mi dovrebbero arrivare oggi e ovviamente ci farò un video. Poi qui ho già preparato il laghetto dove metterò la tartaruga d'acqua che stava da mia nonna, ma che ieri non sono riuscito a prendere, però forse faremo qualche modifica a quest'area. Poi vedrete tutto, quindi iscrivetevi. Anche oggi abbiamo una foto del video, vi ricordo di mandarmi su Instagram foto dei vostri laghetti, acquari, tartarughe, quello che volete, e la metterò in un video. Inoltre un saluto a Einar, che mi aveva chiesto di salutarlo, non so se ho pronunciato bene il nome, però fa niente. Inoltre vi ricordo del gruppo Telegram che ho aperto insieme ad Adopond, link in descrizione. Mettete like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao!